I supereroi. Nelle puntate precedenti. Salve. Dinosauro. Non è che potrebbe salire in auto velocemente, per cortesia, eh? Sa com'è? Sì, in cura solo che ha tempo, Cavarol. Fantastico, non vedevo l'ora. Però ci vediamo. Allora, aspettaci, aspettaci in macchina. Ma poi si è arrivato adesso la maschera. Venite a prendere, venite a prendere. È scemo, è scemo. Fermi. Ragazzi, fate così, mi sentite? Sì, sì. A me l'idea di tutti quanti averli dietro non è che mi piace. No, molto. No, i ragazzi. Ah, ragazzi, io non ve lo dico. Cioè, abbiamo la ballerina privata. Che cazzo fa quell'altro che se n'è andato? Abbiamo la ballerina privata. Io sto messo bene. Oh. È tutta vostra anche. Si festeggia allora. Si festeggia, sì, ragazzi. Allora io direi che. Viva la fica, la fica, la fica. Allora, io direi che in primis possiamo dire tranquillamente che le vostre pistole verranno automaticamente rimpiazzate. Tu che pistola hai, vero? Sì, pronto. Sì, sì, mi dica. Che pistola tieni? La 9 mm. Tu che cosa tieni? Quella che mi ha dato lui, la 9 mm. Qui passa il convento, mi scusi. No. Ti ho detto che siamo poveri con allora, la merda. Allora, datemi ste cose, per favore. Datemele entrambi. Datemele per favore, perché prima che mi parte il Cristo, mi parte. Datemi queste cose. Guarda che finaccia che ho. Veloci. Ok, una. Ok, due, dammi pure tu. Guarda che finaccia che ho. Vi diamo due calibro 50. Secondo senza me. Senza porto d'armi, perché ovviamente. Che vuoi dire? E non posso dartela. E come no? E no. Perché no? La città dice che ce l'hai già. Arca di quella puttana. Vabbè, dai, non importa, tu la tieni. Te la prendo io, va? Me la posso rivendere volendo. Ma che ti rivendi se ti do 250.000 a settimana? Che te ne fai? Allora, attenzione. Ho sbagliato io. Aspetta un secondo. Qua mi sa che pure voi non siete organizzati. Sì, no, di brutto. Che allora, hai presente... Tranquillo, allora, hai presente la chiesetta? A 912 ci sta la chiesa, ok? Voi salite le scalette della chiesa e andate dietro, ci troviamo lì. Una ce n'è di chiesa. Alle tombe? Che ne so se ci stanno le tombe dietro. No, sì, no, sì, no, ci no, sono le tombe no, dietro. Ma non alle tombe, non alle tombe. Dove basta vedere che ci... alle tombe. Con un cappiotto. Allora, aspettatemi qua. Aspettate, voi siete davanti? Aspettatemi qua che le... Disorganizzati di noi e questo è Falcone. A posto siamo. Qui fa una finaccia, lo sai, sì. Svegliando su di voi, importa. Qualsiasi cosa accada. Tranquillo. Siamo pronti a intervenire. Ok, tranquillo, tranquillo. Per il momento ho tutto bene. Stai sedere. No. Ho visto che gli avete passato qualcosa nella mia posizione. Lo giuro quanto per Dio. Via. Consiglierei ora che se n'è andato la ritirata. Senti, allora, senti Matteo nel frattempo. Allora ragazzi, il 912. Alzate le mani, forza. Ehi mamma. Papà Pepe, alzate le mani, forza. Welcome to the party. Sì, ma senza lei. Io ve l'ho detto che avete preso il cristiano sbagliato. Ma io lo sapevo che andava a filmare, no? Ma lei era però, stato gentile, aspetta, mi scusi. Aspetta un attimo. Tanto non è intenzione di fare nulla, però siamo stati gentili. Certo. Se siamo lavoro, fidati, gli abbiamo ridato tutto. È stato un caso lei. E poi hai un caso? Non sei un uomo di parola, sì, è stato un caso. È stato un caso, io servo la patria, voi siete dei criminali che mi hanno rapito e mi hanno usato come ostaggio. Ma non era un mafioso lei, mi scusi. Io sono un mafioso per voi. Era. I miei colleghi qua possono dirvi chi sono. Io l'ho fatto semplicemente per proteggere la mia patria. Voi mi avete rapito e io sono stato abile a illudervi. Quindi per me... E noi siamo poveri come la merda. Mi dispiace. Ma noi siamo supereroi. Basta, l'abbiamo basta rapita parlare. Perché lei ci ha detto che era un mafioso. Dovevate perfetto, ragazzi, prima. Potete procedere. Possiamo? Potete ammalettarli. Ok. Pensateci voi. Vi hanno circondati. Mo si sveglia quest'altro. Chiamo la polizia. È la polizia già.
Mi viene buttato anche l'altro. Cazzo lo faccio. Madonna, guarda, infatti erano meglio le mafiose. Non c'è bisogno di puntare. Non si sa mai, signora. Dai, ok. Andiamo. Con cosa vuole che la stendo? Con le parole? Possiamo richiedere un avvocato? Allora, richiedete quello che volete. Quando siete in centrale di polizia potete fare tutto. Prego, andiamo. Dai, però peggio così poteva andare. Sotto voi. Sotto. Sotto. Perdi qua, però vieni. Verso la morte! Sì, verrò salvarvi dai mafiosi, non vi permetterò che vi uccidano. Io penso ancora che sono i mafiosi. Guarda, sto curioso di che cazzo fare. Ma scusa, sto della gente, sto radunando della gente, perdete tempo, perdete tempo. Avanti, avanti, avanti. Mi scusi, che ho chiamato la B-Security, stanno arrivando. Con questo terreno accidentato. Ha chiamato la B-Security, ha chiamato. Si deve fermare. Io? Ha detto lei di camminare. Matteo che pensa ancora. Che so le mafiose. Ha mobilitato mezza città per venire contro la polizia. Collega all'ante... Allento? Allora aspetta. Siamo per salvarvi. Anche la aspetta polizia è in mezzo. State tranquilli. Siamo, non so se avete capito che ho detto, stiamo per salvarvi, anche la polizia c'è di mezzo, tranquilli. Niente, raga, mi sta a far crepare. Raga, ci sta un messaggio sul giornalino. Sul giornalino. No, sui messaggi. Aspetta. Matteo che gli manda le messaggi di casa, aiuto. Non dico che sale con me davanti. Oddio, che sto crepando. Al 912 siamo qui. Scusami, capitano, non ho capito bene. Sali tu davanti. Gli arrivano le messaggi. No. Vai, guarda che non stanno a capire. Salite, signori, prego. Non pregare che non ti ascolta. Signore, salga. Sì, sto. Aspetti, ok. Ok. Okay, ma ragazzi, con voi. No, ragazzi, voi salite con l'altro. Io la voglio, la donna. Cristo. Voglio andare con la donna. Se ne stanno andando. Dove dovete fargli perdere tempo. No. Gli diamo il cago, che gli posso dire? Ci faccio, invece ci piace, ci deve far piacere per forza. Sì. Ma lei è scortese, comunque. No, non sono scortese. Io giusto che non voglio andare con la donna, non mi scappare. No. Perché? È scortese lei. Sono scortesi. Oh, se a me piace la gnaglia, vorrei andare con la gnaglia. Metti a me bevanda, dai, forza. Sì, già. Sennò questi non smettono di parlare. Posso andare? Posso andare dalla vostra collega? No. Militari hanno salvato, ditemelo. Hanno chiamato i militari, sono venuti i militari. Hanno chiamato i militari? Ok. Oh, allora, una cosa, metti la frequenza degli sceriffi e chiedi se ci sono. Qual era la frequenza degli sceriffi? Muoiono con la fica. Signor, ma vuole provare i bavagli in gola? Non ho capito. Ma dove, dov'era? No, guardi, se preoccupi. No, funziona lei, pure con le impronte digitali, la tuta. Lo conosce, sceriffo? Io lo conosco. Va bene. Ma perché, chi è? Spider Pino, sono un supereroe, ma hanno arrestato ingiustamente. Vuole che veramente le dico chi è questo? Sì, mi dico, dai. È un ex avvocato. Ex anche parte del governo. Pure. Minchia, non so se lo è ancora. No, ho scelto la strada degli eroi. Ah, hai scelto la strada. Io invece sono un totale disoccupato. Comunque, gente, gli accordi erano che avvocato. Quelle, anche gli oggetti sequestrati, non che si facciamo le muore. Però già abbiamo parlato, già venga qui, non è il modo giusto per parlare. Ma non avevate avvocato. Bisogno di aiuto, non eravate stati rapiti? Sì, ci hanno rapito la polizia. Ci hanno truffato. Ah. No, scusi, gente, ci fa parlare con l'avvocato cortesemente in privato? Sì, in privato, senza telecamere, grazie. È stato, almeno n'ha capito proprio. Quello... Ma gliel'ho detto io di venire a salvarvi. Ma chi gli ha detto tu di venirci a salvare? Quello che mi ha rapito era il capo della polizia.
Ah. No, dell'esercito. Ha capito, adesso un duello in ghippo? Non no, era un mafioso. Non era un mafioso. Per ucciderlo. Non era un mafioso. Come la security lo sta cercando per ucciderlo? Volevo vendicarvi perché pensavo vi avessero ammazzato a un certo punto. E quindi ma gli no, ho detto va bene perché ci ha truffato, quindi va bene. Va bene, sì, va bene, va bene. Ah. Dovevate darmi retta. Spiegati. Le mie sensazioni comunque. Ehi, mamma. Welcome to the party.